perché sia il sindaco nominato dagli italiani, cioè Giuseppe Cantarutti, che sia stato nominato dagli italiani, ovviamente compromesso con loro, e del resto anche prima della guerra aveva simpatie redentiste, quindi se ne va. Ma se ne va anche il parroco, no? E questa è una cosa abbastanza, abbastanza strana nel nostro territorio, perché la gran parte dei parroci erano stati internati dagli italiani perché sospettati giustamente di simpatie, se non altro di attaccamento alla casa imperiale, alla tradizione pubblica, circa. Quello di Campolongo no, rimane. Don Giuseppe Parmeggiani, perché rimane? Perché già prima della guerra era visto come invece un sacerdote che aveva invece simpatie per la casa italiana, quindi resta come parroco. E naturalmente quando ritornano gli austriaci non può rimanere perché sarebbe considerato una sorta di traditore, no? E quindi anche lui se ne va. Cantarutti andrà in Toscana, dove muore poco dopo, non tornerà più a Campolongo, e andandosene porta via anche tutto il fondo cassa del comune, quindi poi il comune rimarrà senza denaro, no? Degli austriaci, porta via anche la chiave della cassaforte, che rimarrà chiusa per tutta la guerra. Il gerente del comune, nominato poi dagli austriaci, che è Giuseppe Salomone, Giacomo Simonetti chiede inutilmente anche alle autorità austriache di